Ciao a tutti e benvenuti. Sono le 16 di domenica. Domenica è sempre domenica, anche quando tuoneggia. Anno Domini 2023-24 settembre. Volevo salutarvi anzitutto e poi darvi così alcune note. Molti mi contattano anche via mail, anche privato, per definirsi meglio anche su questi aspetti della comunicazione e della divulgazione. Ricominceremo quest'anno, questo 2023-24, perché si è appena conclusa giugno la formazione online. Riprenderemo ovviamente un corso introduttivo, un corso iniziale, quasi iniziatico, partendo dalle basi, dagli elementi più semplici, sulle scienze biosistemiche, che come ben sapete è un sunto, il prodotto di anni e anni di lavoro in uno spazio di autodeterminazione. Essere definiti negazionisti in quest'epoca, ma essere lo stato già definiti 20 anni fa, con quella sfumatura quasi pseudopolitica, razzista, neonazista, quando poi sappiamo bene i neonazisti dove albergano, tra NATO, Ucraina e tutti gli altri drogati di quel sistema corrotto. Negare che cosa? Negare che la scienza sia praticata nel mondo occidentale sia fondamentalmente assolutamente antiscientifica, che non sia assolutamente negare che la scienza possa essere al servizio della vita e cosa buona e giusta, quindi bene sì, siamo totalmente negazionisti, ma non siamo in negazione. La comune ordinaria narrazione perpetrata negli ultimi almeno 20 anni è quella dell'esistenza di una brutta cellula maligna, di un virus oscuro, invisibile, di lesioni, di alterazioni, di minestroni vari, che portano il nome di malattie, non scoperte dai loro cosiddetti scientifici e scienziati, ma portano appunto il nome di chi le ha inventate. E questo lo diceva il grande professore Teodori, professore esimio di clinica medica dell'Università di Firenze. Sono quegli anni magnifici 70 dove ci fu il Nobel per la medicina e la fisiologia a Coral Lawrence, dove i nostri maestri di medicina, allievi del Cardarelli, professore Mezzogiorno, professore Teodori, erano personaggi al di sopra delle parti, non condizionabili dal marketing e dediti ad una divulgazione basata sì su una ricerca e su uno studio, ma fondamentalmente empirico. Loro riportavano in maniera precisa le esperienze vissute sul campo. Ed è questo quello che è il desiderio più profondo e più forte che possiamo condividere e possiamo anche trasmetterci, parlare di cose verificate, verificabili, sempre col beneficio del dubbio, perché il dubbio è proprio l'anima del fare scientifico, è la parte più commovente, più suggestiva e più passionale della scienza, e dubitare costantemente. Diceva il grande fisico teorico del giudice, una pubblicazione scientifica è
e appunto scientifica se la affrontiamo, la leggiamo, la studiamo col beneficio del dubbio e soprattutto con la possibilità di trovare degli errori. Se non abbiamo né la possibilità e né la libertà di cercare degli errori, allora stiamo parlando di religioni, stiamo parlando di fede, di dogmi, stiamo parlando di manipolazione. Le cinque leggi biologiche, l'applicazione sistemica della biologia, perché il sistema familiare, l'habitat biologico su cui sviluppiamo le nostre risposte adattative e quindi così come cresciamo mentalmente, culturalmente, socialmente, almeno dovremmo crescere in questa società dove le scuole, le magistrature, i politici non fanno altro che darci esempi di corruzione, è difficile poter immaginare una crescita culturale dei nostri figli. Ma sta di fatto che quando iniziamo a muovere i primi passi, che il movimento verso la vita, il movimento verso papà, dopo aver ricevuto il boccone, la protezione e il quantum di energia materno, tutto quello che accade, accade in virtù anche delle difficoltà che incontriamo nel nostro conquistare la vita. E il corpo sviluppa delle risposte che sono biologiche adattative, sono il meglio possibile, sono logiche per la vita, possono comportare queste risposte in fase riparativa dei sintomi e qui il modo di rispondere alla vita è sistemico familiare più che genetico, è congenito ed è fondamentalmente spesso anche somigliante a chi ci ha dato la vita, a chi la governa, perché il loro modo di stare, anche il loro modo di muoversi, il loro modo di atteggiarsi e di parlare, noi lo copiamo, lo riproduciamo, e anche il loro modo di sentire la vita e quindi di soffrire determinate dispercezioni o determinati allarmi è quello che facciamo nostro, spesso anche a posto loro, in violazione degli ordini dell'amore e quindi con un peso sostanzialmente maggiore. Ma anche loro, dice Bertellinger, i nostri genitori hanno il proprio amore segreto. Significa guardano in una direzione, cercano di riabilitare un morto, di riabilitare uno escluso, di mettere in gioco il meglio possibile per salvare qualcuno che precedeva l'ordine sistemico e per la legge dell'equilibrio tutto ciò che viene fatto contro gli ordini dell'amore comporta un sacrificio superiore e la biologia mette a disposizione un pattern di risposte, di programmi speciali biologici e sensati che sono destinati a essere riparati con dei sintomi. Quindi la salute non è la mancanza di sintomi, è la capacità di superare quei momenti di difficoltà, compresa la fase organica, sintomatica, con classe e eleganza. Quindi è un modo diverso di essere attaccati ovviamente alla vita. L'indottrinamento, la comunicazione che ci passa, lo status quo del diritto positivo è quello di essere attaccati alla vita con una paura costante del pericolo, della morte imminente, del virus conosciuto, del maligno che si impossessa. Quindi la paura del male, la paura di quello che accade è veramente il maligno. Tanto è vero che il Pater Nostrum dice: O Signore, liberaci dal maligno, non liberaci dal male. La lotta contro il male, per sconfiggere il male e per negare il male, è anche una lotta contro il bene. Saper stare nel male, saperlo destrutturare, saper andare nella direzione che questa esperienza ci mostra è quello che poi ci porta inevitabilmente verso la gioia, verso il bene, verso il benessere. Quindi essere nel bene è completamente il contrario di cercare un benessere perpetrato, prescritto, a cui siamo quasi obbligati. Diceva Huxley, nel mondo che verrà negli anni 60 non ci sarà più bisogno di campi di concentramento, l'umanità sarà condannata alla felicità, quella felicità fittizia, quel green pass per andare a teatro, per andare in vacanza, per andare nei ristoranti. A tutto questo abbiamo detto no. Siamo negazionisti a questo stile di vita che ci vuole obbligare ad una felicità fittizia, ad un attaccamento alla vita che non è cosa sbagliata se noi siamo al servizio della vita e se siamo attaccati soprattutto all'essenza vitale, quell'essenza che rispetta profondamente gli ordini universali, le leggi universali, il modus vivendi del diritto naturale. Anche durante una tempesta, non so che sentite tuoneggiare il Golfo di Napoli, e questo
Quello che ne viene fuori è il diritto all'autodeterminazione e la nostra sovranità è inattaccabile, soprattutto quando non prendiamo come elementi finiti le narrazioni che ci descrivono un corpo fisico vulnerabile, un corpo fisico istupidito, aggredito dal maligno. Il nostro tempio divino. Il corpo fisico, il numero 5 della numerologia tantrica, va rispettato, va conosciuto, va onorato, va celebrato, è la nostra chiesa e nessuno può espropriarcelo. Per poter aumentare la nostra qualità, la nostra responsabilità, dobbiamo appunto avere, possedere più abilità nel darci delle risposte e comprendere questi elementi non significa prendersi un diploma, che è un'altra menzogna, significa allargare uno spazio di studio, incontrare fratelli e sorelle del popolo di Madreterra, di questa Madreterra che ci protegge, ci avvolge e ci nutre, e fare nuove amicizie, nuove conoscenze, e condividere questa bellezza, al servizio della vita perché non temiamo la morte. Onorare la vita significa onorare anche tutto quello che e il dopo vita, e non lo possiamo fare certo temendo la morte, restando aggrappati ad un'idea di vita che è lontana anni luce dalle leggi universali, dal nostro diritto naturale e da tutto quanto definiamo con termini anche abbastanza abusati, più spirituali. Ecco, ci vuole più anima, lo dicevano gli artisti, i nostri cantanti anche partenopei, c'è bisogno di più anima. Stavo pensando a una canzone di Pino Daniele, perdonatemi la diversione. Vi voglio bene, tante carezze a tutti, pubblicheremo le date dell'introduttivo, comincerà il 4 ottobre, il giorno di San Francesco, forse l'unico che veramente rappresenta il pensiero cristiano del sacrificio, dove tanto amore significa anche morirne, avere poca libertà, però è un amore dove il legame è talmente profondo all'essenza vitale, a ciò che regolamenta la vita, mette il proprio sacrificio personale al centro e anche l'importanza di una vita condotta con tanta paura è una vita inutile, diceva Yogi Bhajan. Il nostro maestro, il nostro maatantrico, diceva siate luce. Siate come delle candele accese e siate luce. Che importanza ha vivere 100 anni in più se hai vissuto come una candela spenta? Tanta luce a tutti, un abbraccio e tante carezze.